Amici, colleghi, videomakers, questo è un video di una tipologia che spero di portare il meno possibile su questo canale, il meno possibile. È un video di commiato, un discorso funebre, un elogio funebre per la nostra 80D caduta. È caduta ieri, durante l'adempimento del dovere. E nel farlo ha dimostrato di avere una minchia di un metro. Perché se n'è andata via in maniera cazzuta. Eravamo lì, stavamo registrando un gameplay. Webcam, più registrazione dello schermo, più una seconda camera piazzata in un angolo grandangolare. E a un certo punto, nello schermetto, l'immagine del mio collega viene congelata in una smorfia. Cavolo, si è bloccata la macchina, forse la schedina... Forse sta batteria di merda che ci abbiamo messo dentro che non è originale. Che cos'è stato? Comunque speriamo che non si sia corrotto il file. E noi ignoravamo il guaio. Ignoravamo che lei stesse morendo e che con le sue ultime forze si è presa la briga di scrivere sulla schedina almeno l'audio del video. Quindi sì, andando a controllare la SD... abbiamo trovato un file con la parte video completamente bloccata, ma con l'audio perfettamente inciso. Cioè questa si è comportata come un commilitone che quando ti lanciano una granata nella trincea ci si butta sopra per non ferire i compagni. Cioè così si è comportata. Stava lì agonizzante eppure... Vabbè, insomma, è rotta, quindi non ci stupiamo che ci sia. Però... fantastica, cioè ha lavorato alla grande fino all'ultimo. E ora, come nei grandi funerali militari, andremo a sparare 21 colpi in aria per omaggiare il caduto. So già cagato il cazzo, però avete capito qual è il senso. Questa roba qui ci ha portato veramente a un altro livello all'epoca, perché... anche quando facevamo matrimoni, eravamo costretti a fare cose veramente brutte, tipo con la 60D io giravo a 50 fotogrammi al secondo, ma a 720, perché in 1080 non ci potevo girare a 50 fotogrammi al secondo, quindi i rallenti, dovevo pensarli prima, perché non potevo girare tutto a 720, dovevo pensare prima, adesso giro un bel rallenti di questa cosa, cambiare le impostazioni, girare a 720 e poi... rallentare, ma non solo, gonfiare il file in 1080. Tonnellate di sharpening in post. E questa cosa era, in realtà per l'epoca era normale, una macchina di fascia non troppo alta, media, non poteva fare chissà che, però questa qui, la 80D, parte avere un'immagine un po' migliore rispetto a una 60D, c'aveva pure questo 1080 50 fotogrammi al secondo progressivi. Era la svolta, per noi era la svolta, ma non l'abbiamo mai utilizzata quella funzione perché è diventata un muletto da YouTube. Cioè questa macchina, e così anche le sue altre due colleghe che sono arrivate più tardi, si è occupata di registrare tutti i video di Quei Due sul Server e Quei Due sul Server 2, parte dei video di Tutto Sbagliato e parte dei video di Cose dell'Altro Cinema, dal 2015 fino al 2019 all'incirca. Quindi ha fatto 4 anni di attività orribilmente impegnativa, cioè tutti i giorni accesa a registrare almeno per 1 ora e mezza, 2 ore, ma non meno. Saltiamo i weekend, ma poi ci rimettiamo dentro. 3 stagioni di YouTube Money. Le ultime 2 stagioni sono lunghe, cioè avevo cartelle con ore, ore e ore di girato. Mettiamoci dentro cortometraggi, mettiamoci dentro interviste, mettiamoci dentro la qualunque. Queste sono macchine che hanno lavorato di continuo, senza mai fermarsi. E ci sta che dopo tutti questi anni, ieri, probabilmente mortificata da una batteria della quale non ricordo neanche la marca, mortificata da una schedina vecchissima, mortificata anche dal troppo lavoro e dal fatto che nel frattempo in studio stiamo utilizzando soltanto le C100 Mark II, ha deciso di morire. Non prima però di consegnarci l'ultimo file. Sono solo oggetti, ok? Questi sono soltanto oggetti. Il loro valore...
sta tutto nelle cose che ti fanno fare. E questa macchina ci ha fatto fare tante cose, fino alla fine. Ecco perché, per quanto possa sembrare stupido, per quanto possa sembrare forse forzatamente romantico, io non posso fare a meno che dire a questa macchina: porca puttana!